Allora, parliamoci chiaro, almeno questa volta lasciatemi un po' di farina. Non chiedo tanto, almeno un chilo. Perché se dobbiamo fare la pizza la vorrei fare anch'io. Però vi prego, un'altra accortezza, non iniziate a gridare e a cantare dai balconi, vi prego, anche quello era una cosa abbastanza cringe. Ebbene sì, si sta facendo risentire l'arietta di lockdown, perché a quanto pare la situazione si sta aggravando giorno dopo giorno, soprattutto nelle regioni della Lombardia e della Campania, dove stanno attuando delle misure sempre più restrittive. Addirittura nella Lombardia c'è il coprifuoco da giovedì 22 ottobre, non si può uscire di casa dalle 23 di sera alle 5 di mattina, se non per motivi di grave necessità. Ed è proprio per questo che mi aspetto che questo video lo vedano soprattutto i lombardi il venerdì sera, perché tanto non escono, quindi nella pubblicità di Propaganda Live vi guardate questo video, mi raccomando. E quindi nell'opinione pubblica pian piano si sta facendo sentire l'idea di un nuovo lockdown. Ma la domanda è: cosa ne pensa il governo e soprattutto quali potrebbero essere gli impatti sull'economia italiana dovuti da un eventuale nuovo lockdown? Scopriamolo oggi in questa puntata di WhatsApp Economy. Dai, partiamo. Le intenzioni del governo sono abbastanza chiare, almeno da quanto si legge nella NADEF del 2020 approvata ai primi di ottobre. Infatti l'obiettivo del governo è quello di evitare in qualsiasi modo un nuovo lockdown, perché ovviamente avrebbe delle ripercussioni enormi non solo sul lato economico della società italiana, ma anche sulla sanità mentale di ogni singolo cittadino. Io per primo. Tra l'altro ne avevamo già parlato su Instagram. Mi seguite su Instagram, vero? In questo post qui. Infatti il governo ha creato due scenari, uno in cui i contagi sono sotto controllo e quindi diciamo che era la situazione di agosto-settembre, e un altro in cui il numero dei contagi sarebbe aumentato dalla fine del 2020 fino agli inizi della primavera del 2021. La costruzione di questi due scenari ha ovviamente degli impatti anche sulla crescita economica. Infatti se nello scenario più ottimista la ripresa dell'economia, quindi il nuovo boom economico, sarebbe avvenuto nel 2021, al contrario, nello scenario pessimista, la ripresa economica avverrà solo nel 2022. Ma ormai lo sappiamo, questo periodo ci ha insegnato che nulla è impossibile, addirittura che Giletti diventi sindaco di Roma. E quindi dobbiamo ovviamente includere tra gli scenari anche il terzo, cioè quello di un possibile lockdown nel caso in cui le restrizioni alla circolazione dei cittadini da parte del governo non funzioneranno da qui a breve. Perché sì, se il sistema sanitario si avvicinerà al collasso, l'unica soluzione sarà quella di ritornare a 7 mesi fa e quindi al lockdown. Che succede? È anche un po' inutile specificare che sì, ovviamente un nuovo lockdown avrebbe delle ripercussioni molto gravi sull'economia, ma non così gravi come il primo lockdown. Infatti, se torniamo indietro di 7 mesi, vediamo come siamo entrati in una situazione di lockdown da una settimana all'altra, essendo totalmente impreparati a questa situazione. E quindi in pochissimo tempo abbiamo dovuto imparare a convivere con i familiari, con i cari o stare completamente da soli in casa tipo me e cercare di lavorare in qualche modo attuando delle pratiche di remote working. Insomma, tutta una situazione molto complessa in cui ci è voluto del tempo per abituarsi e ritornare a essere produttivi come prima, in qualche modo. Però, passati 7 mesi, ci siamo fatti le ossa, abbiamo qualche arma in più nel caso di un nuovo lockdown e quindi probabilmente non ci sarà un arresto totale dell'economia come magari è avvenuto nel primo periodo di lockdown. Quindi l'economia peggiorerà, ma non quanto il primo lockdown. Su questo ho la mia personalissima convinzione. Ormai spero che l'abbiamo capito tutti di quanto sia essenziale e fondamentale l'intervento dello Stato per supportare l'economia in questo periodo. Perché ovviamente per Ormai spero che l'abbiamo capito tutti quanto sia essenziale e fondamentale l'intervento dello Stato per supportare e difendere l'economia reale da questa pandemia. Anche il Fondo Monetario Internazionale ha consigliato a tutti gli Stati di continuare ad erogare servizi, prestiti, sovvenzioni, cassa integrazione, eccetera, eccetera, per mantenere il più possibile intatto la struttura economica. Lo Stato dovrebbe fare una sorta di assicurazione nei confronti dell'economia reale del paese. E si consiglia anche di non chiudere troppo presto i rubinetti,
chiuderli addirittura prima ancora che l'economia sia uscita totalmente da questa crisi da coronavirus, perché in quel caso si potrebbe arrestare la ripresa e quindi compromettere la crescita economica anche futura negli anni a venire. Il fattore tempo sarebbe ancora più importante nell'eventuale secondo lockdown rispetto al primo. Se infatti nel primo lockdown tutti gli eventuali ritardi della pubblica amministrazione e dell'arrivo dei finanziamenti alle imprese sono stati attutiti in qualche modo attingendo ai risparmi delle imprese per chi ne aveva, nel secondo lockdown tutti questi risparmi sono o diminuiti o inesistenti da parte delle imprese e quindi l'arrivo dei fondi direttamente alle imprese dovrebbe essere ancora più veloce e in questo caso l'efficienza sia del sistema bancario ma anche e soprattutto della pubblica amministrazione è fondamentale, cosa su cui purtroppo ho molti dubbi. Infatti, ad esempio, sto aspettando da 3 mesi una semplice pratica dalla Camera di Commercio. Smart working della PA. Già solo così fa ridere. Speriamo bene. Quindi abbiamo capito che molto probabilmente un eventuale secondo lockdown avrebbe degli impatti sì negativi nei confronti dell'economia, ma molto probabilmente minori rispetto al primo. Questo perché l'economia e tutti gli attori in campo sono già pronti con tutti gli strumenti messi in campo già 7 mesi fa. E quindi attuarli adesso avrebbe molte meno complicanze e di conseguenza più efficienza significa più crescita economica tendenzialmente. Il ruolo dello Stato sarà ancora centrale, ma c'è un'ultima cosa di cui vorrei parlarvi prima di salutarci. Infatti abbiamo sempre parlato di come questo lockdown, di questa crisi da coronavirus sia qualcosa di negativo per l'economia, ed è giusto, ma è anche una grande semplificazione. Infatti, se andiamo a vedere in più in dettaglio, da questa situazione ci sono alcuni settori che hanno subito molti danni, alcuni che non hanno subito alcun danno e altri ancora che hanno guadagnato da questa situazione. E quindi cosa mi aspetto dal governo in un eventuale secondo lockdown? Che tutti gli aiuti derivanti dallo Stato vengano erogati in maniera più mirata. Quindi sarebbe bello che i settori che non stanno avendo alcun impatto negativo dalla crisi non possano accedere ai fondi erogati dallo Stato o dal sistema bancario in maniera agevolata proprio per far fronte a questa crisi da coronavirus. O se un'impresa di questo settore sta effettivamente trovando delle difficoltà, che siano dimostrabili e che non accedano così per diritto di esistere, semplicemente. Infatti, se nel primo lockdown questo stanziamento di soldi a pioggia era più o meno giustificato a causa della situazione mai vista prima, nel secondo lockdown sarebbe un grave errore perseguire questa politica e non attuare degli interventi più mirati. Ma perché ci tengo a specificare questo aspetto? Cosa hanno di buono degli interventi più mirati? Beh, sicuramente in un primo punto potrebbe essere il fatto che potrebbe diminuire la disparità economica all'interno della società. Infatti, come sappiamo, all'interno delle crisi tendenzialmente la disparità economica tende ad aumentare, ma facendo gli interventi più mirati e quindi non perseguendo l'idea dell'helicopter money, questa disparità economica potrebbe allargarsi in maniera meno accentuata rispetto al normale, e cosa che uno Stato in teoria dovrebbe perseguire. Il secondo vantaggio riguarda la possibilità di non sprecare delle risorse economiche, soprattutto a persone che non ne hanno bisogno. Infatti, gli interventi più mirati danno la possibilità allo Stato di non spendere più del dovuto e quindi rendere le finanze pubbliche più sostenibili. Ma di questo argomento ce ne occuperemo in un prossimo video, che arriverà a breve. Detto ciò, spero di essere stato chiaro e di avervi dato qualche spunto di riflessione in più riguardo soprattutto all'economia e di un eventuale scenario, terzo scenario di lockdown. E niente, ci vediamo al prossimo video in cui parleremo di debito pubblico. Sarà spicy, non vedo l'ora. Alla prossima!